accoppasse il primo giro, non sarebbe proprio una cosa bella, anche se farei un sacco di views, ma facciamo che lo facciamo lo stesso, apprezzate! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, una nuova serie dedicata esclusivamente al motocross. Infatti dopo la pandemia mondiale del Covid ho deciso di tornare in moto. La domenica è iniziata diciamo nel piede giusto, mi sono già fatto male alla schiena semplicemente mettendo la benzina nel serbatoio e questo mi fa capire che sono in un'ottima forma fisica per fare questo sport. Sì. Benvenuti on board col polentone del motocross. Sono 4 anni Dicevo, sono 4 anni che non tocco una moto. Sinceramente non mi ricordavo neanche da che parte era la prima, se in giù o in su. Potevo mettermi a sedere qui. Adesso facciamo un giretto per capire com'è la pista e vedere come sono messo io. Sicuramente la moto avrà le sospensioni rigide, perché vado circa vado niente rispetto a quando correvo. Adesso avrei bisogno di un assetto molto più morbido. Infatti mi medono le forcelle sulle mani. Non mi trovo neanche più quella del cambio, mi sembra troppo alta. Piano. Questo salto l'hanno allungato di almeno 3-4 metri, non riuscirò mai più a chiuderlo, almeno non nell'immediato tempo. La moto, diciamo che per iniziare il 2,5, due tempi forse è un po' esagerato, ma il 125 purtroppo ancora è tutt'altro che a posto per girare. Lui è il Ghost Rider. Ciao Ghost Rider, io sono cotto, vado a mangiare la mela, perché una mela al giorno toglie il medico di torno. Quindi com'è andata? È mortale, cioè sinceramente pensavo molto 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 meno fatica, in balia. Sicuramente, come ho detto prima, il 2,5 non è la moto adatta per incominciare a fare queste cose qui. Adesso la provo ad allentare le forcelle a vedere se cambia qualcosa, ma non penso. La compressione è sopra o sotto? Per me la compressione è dietro. È dietro? Dietro. E quindi nella gomma? Nella gomma, bravo.
le forche morbide si va decisamente meglio. Finito le mani, ragazzi! Ho finito le mani! E gli avambracci, perché sento che tende. Tendo a lasciarsi dentro il gas! E questo è pericoloso! Ragazzi, anche per oggi è tutto. Io spero che questo nuovo video, questa nuova serie vi piaccia, perché qui ci metto veramente tanto del mio. È tanto tempo che non torno sulla moto, mi ero ripromesso quasi di non tornarci dopo il grave incidente che è successo a mio fratello. Oggi è andata bene, i tempi sul giro sono cattivi, ma pensavo peggio, cioè si aggirano più o meno a una ventina di secondi di più rispetto a quando correvo, quindi c'è ampio margine di miglioramento. Sicuramente il Suzuki 250 a due tempi non è proprio il mezzo giusto per ricominciare, per adesso magari vediamo di darci un po' di continuità e speriamo di portare a casa anche dei risultati. E non dico, e ho detto già troppo perché ho qualche cosa in mente, ma attualmente è una via poco praticata. Grazie di tutto, mi raccomando, per sostenere il canale iscriviti, che è gratuito, seguimi anche sugli altri miei account social, Facebook e Instagram. Grazie, e noi ci vediamo settimana prossima.